E continuiamo i nostri passi in compagnia della testimonianza del cardinale Van Thuan, un cardinale vietnamita, oggi venerabile, servo di Dio nella Chiesa Cattolica, imprigionato per 13 anni solo perché era un sacerdote cattolico. E quindi con le sue parole stiamo vivendo questo tempo pasquale proprio perché queste parole ci mettono dentro la certezza della presenza del Cristo risorto. E lui spesso nelle sue memorie, nei suoi scritti, nei suoi diari parla di questa presenza del Signore vivo nella sua vita, vivo nelle ore della notte delle carceri, che sono ore più buie rispetto alle notti che noi possiamo trascorrere nelle nostre case. E quello che viene dalla sua esperienza è proprio questa testimonianza dell'amore, questa testimonianza della speranza, questa testimonianza dell'amore e della speranza che nascono appunto da questa certezza, presenza del Cristo vivente. E amare, dice Xavier, il cardinale Xavier Van Thuan, Francesco esattamente, amare è un'arte e il maestro di quest'arte è Gesù. E racconta come quando trova scritto su un calendario queste parole, un mondo, o meglio, il mondo è di chi lo ama e sa meglio dargliene prova. È l'amore, tutto ciò che serve all'uomo, nient'altro. È l'amore, tutto ciò che serve all'uomo per dare testimonianza e quindi per noi credenti della presenza di Dio in mezzo alla storia, in mezzo alla nostra quotidianità. E Van Thuan dice appunto che l'amore però cristiano è un amore diverso, ha dei tratti distintivi che lo vanno a distinguere dall'amore umano. E quali sono questi tratti distintivi? Beh, il primo tratto è proprio quello che l'amore cristiano, proprio sull'esempio di Gesù, è un amore di chi ama per primo. Dio ci ha amati per primo, ci ricorda San Giovanni nel suo Vangelo. E quindi noi dobbiamo amare per primo, senza calcolare, senza misurare, senza attendersi nulla. Amare per primi, che vuol dire anche amare appunto dello stesso amore di Gesù. San Giovanni Crisostomo dice, a proposito e commentando proprio questo passo del Vangelo di Giovanni, che egli ci ha amato per primo, dice: non aspettare di essere amato dall'altro, ma tu fatti avanti ed incomincia. Ecco, facciamoci avanti e incominciamo. E l'altro tratto è dell'amore cristiano, è amare tutti, indistintamente. Amare non solo quelli che io conosco, quelli che mi sono vicino e quelli che mi amano e che mi fanno del bene, ma amare tutti. Quindi i primi due tratti dell'amore cristiano, proprio sulla scia della testimonianza del cardinale Van Thuan, sono amare per primo e amare tutti. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!